Bene, buongiorno, benvenuti a questa tredicesima puntata di questo ciclo di video che, ripeto, ha un obiettivo didattico per spiegare le nozioni di base. Io non sono un docente di economia, non sono laureato in economia, ma da molti anni seguo queste materie e mi rendo conto che al cittadino mancano tante informazioni che io credo siano di base per poter prendere delle decisioni, come si dice, a ragion veduta, cioè avendo la maggior quantità di informazioni possibile o perlomeno quelle informazioni basilari che appunto mi servono per capire il più possibile cosa si avvicina alla verità. Io non ho la verità assoluta in tasca, però vi do delle informazioni che sono pubbliche. Sono pubbliche e sono poco conosciute persino da chi ci governa. Anni fa fecero una indagine presso i parlamentari britannici, e penso che più o meno siano uguali ai nostri, e solo 1 su 10 sapeva come si crea il denaro, come si crea nuovo denaro. Quindi magari un domani potrete anche divertirvi non solo con amici e parenti, ma se trovate un parlamentare, chiedetegli, visto che è lui che ci governa, come si crea nuovo denaro. Ovviamente io questi video li faccio non per divertimento, ma per cercare di farvi capire che anche una materia così importante, fondamentale, come appunto la creazione del nuovo denaro che serve all'economia, non è in mano agli stati. Nei prossimi minuti vedremo che appunto la stragrande maggioranza della nuova moneta non viene gestita e creata con decisioni pubbliche, cioè di soggetti pubblici come le nazioni, come la Banca Centrale Europea, quindi da rappresentanti della popolazione democraticamente, diciamo, rappresentati. Ma viene fatta ancora una volta dalle grandi banche, in generale da tutte le banche sul mercato. È chiaro che quelle grandi, ovviamente, gestendo più denaro, possono crearne di più. E quindi veniamo al dunque. Veniamo al dunque partendo da farvi vedere alcune delle fonti che ho utilizzato, e poi naturalmente vi lascerò i link, ma sono tutte fonti super pubbliche, partendo naturalmente dalla Consob, che è il nostro ente pubblico per la vigilanza dei mercati finanziari, che ha una sezione didattica di spiegazione piuttosto importante. Insomma, ci sono parecchie informazioni per chi vuole cercare di approfondire questi argomenti. Dopodiché, questo sito della Banca Centrale Europea, che anche in questo caso ha una natura didattica, quindi ha fatto questo scritto in maniera abbastanza, diciamo, elementare. Questo articolo di questo gruppo editoriale, che io già altre volte vi ho consigliato, in particolare per una loro trasmissione scientifica, un podcast che si può fare? No, scusate, scusate, quello è un altro ancora. Fermi tutti che metto in pausa. Ci vuole una scienza, scusate, ma saltando di palo in frasca, un bel podcast sulla scienza. E quindi consiglio anche appunto questo gruppo editoriale. Poi c'è un articolo del Sole 24 Ore, ancora una volta diciamo in maniera didattica, lo si capisce subito dal titolo. E poi soprattutto veniamo a questo, diciamo, che secondo me è il documento principale che ciascuno di voi dovrebbe leggersi dall'inizio alla fine. Non è lunghissimo, sono 7 pagine, per cui niente di mostruoso, 7, non 700. E è scritto da un docente di macroeconomia presso l'Università delle Marche. Tra l'altro io ho anche cercato in rete, questa persona diciamo ha una certa importanza, nel senso che ha pubblicato su riviste internazionali famose, insegna, ha fatto altre attività con altre università diciamo famose, quindi insomma è un docente
sembrerebbe avere un certo credito nel mondo accademico, ma ne ho usato pure un altro. Vedete, anche questo è un docente sempre di macroeconomia e ho usato anche questo suo documento, poi vedremo esattamente in quale parte. Ma veniamo all'inizio, vedete che persino la Consob inizia qui a sinistra in basso con il baratto. È chiaro che all'inizio non esisteva la moneta, né banconote né le monete, diciamo, metalliche, ma all'inizio si faceva il baratto. Ora immaginate una situazione in cui a un certo punto una persona è in difficoltà, non ha nulla con cui fare un baratto, però ha bisogno di cibo, ha bisogno di qualche cosa e va da un amico e gli dice: ascolta, io non ho nulla da darti in cambio, però ho bisogno di un po' di farina per farmi il pane. E questo amico, a parte l'amicizia, gli presta 2 chili di farina, confidando, essendo appunto un prestito, che gli verrà restituita. Quindi sulla base della fiducia. E perché insisto, ho alzato il tono? Perché la fiducia rimane a tutt'oggi il parametro chiave con cui si muove tutta l'economia. Tutte le cose si fanno se io sono confidente che ne avrò un beneficio e quindi nel caso finanziario, bancario dei prestiti, presto denaro se sono confidente che mi tornerà indietro, che mi tornerà indietro, che il debitore è in grado di restituirmelo. Quindi a quel punto, in un certo momento dell'antichità, qualcuno ha detto al suo amico in difficoltà: non ti preoccupare, ti faccio credito. Ti faccio credito. Creo moneta, creo un valore, una ricchezza, un valore in quel momento, fino al momento prima non esisteva, adesso ho creato della moneta, all'inizio solo verbalmente, poi sono incominciate a metterlo nero su bianco, sull'argilla, sulle pergamene, con le lettere di credito, eccetera, eccetera. Ma fare credito significa creare moneta e quindi si è arrivati ai giorni moderni in cui sono le banche che creano nuovo denaro ogni volta che concedono un nuovo prestito. Cioè una banca, per esempio, che riceve 100 euro in deposito da Tizio e poi presta 90 di quegli euro a Caio, quindi a un altro soggetto, ha creato nuovi 90 euro. Prima c'erano in circolazione solo 100 euro, ora ce ne sono 190. I 100 di Tizio, il cliente originale, che può ritirare in qualsiasi momento, più i 90 prestati a Caio. Ed ecco che facendo questo nuovo credito, debito, sono stati creati, in questo caso, 90 euro. Ora, prima di andare avanti, torniamo ancora un attimo, diciamo, all'antichità e torniamo magari a un villaggio in cui a un certo punto tutti gli abitanti che si conoscono bene tra di loro decidono di creare una banca, qualche cosa che tenga al sicuro i propri risparmi, il proprio denaro. E quindi conferiscono a questa banca, che ne so, 100 denari, non ha importanza adesso, diciamo 100 denari tanto per semplificare. Ecco, queste primissime banche come si comportavano? Beh, sicuramente in maniera molto prudente, cioè avevano in cassaforte 100 denari e ne prestavano 20, 30, 40, 50, ma si tenevano sempre una riserva, si tenevano sempre una riserva che non venisse mai toccata perché quella era appunto la riserva da non toccare. Ora, questo concetto della riserva permane tutt'oggi, nel senso che le leggi e i regolamenti in vigore obbligano una banca, o meglio, obbligherebbero, poi vedremo perché uso il condizionale, a prestare denaro, ma avendo sempre una riserva sufficiente.
avendo sempre una riserva sufficiente di denaro. Ora cominciamo a venire ai problemi di questo sistema, cioè chi è appunto che crea denaro? Lo Stato, le nazioni o il mercato che essenzialmente è privato? Quest'ultima opzione, perché al di là della questione accademica che c'è dibattito tra gli esperti sulla BCE, sulla Banca Centrale Europea, se lei crei o meno moneta in quanto lo farebbe solo sulla base delle riserve che le banche di mercato sono tenute a versare. Ecco, lasciamo perdere questa cosa accademica se è la BCE che crea anch'essa denaro. La questione pragmatica, pratica, è che la BCE non lavora con i clienti finali, con il mercato reale, con la vita reale. La BCE non viene da voi. Voi non ci sono filiali della BCE in giro per l'Europa a cui si può andare a chiedere un mutuo, un prestito di qualsiasi tipo. La BCE, la Banca Centrale Europea, presta denaro alle banche, ma sono le banche che si rivolgono eventualmente alla BCE per le loro necessità, se a loro volta gli serve per prestarlo all'economia reale, cioè sono le banche di mercato, quelle che vedete gli sportelli che si vedono appunto in giro, le banche che conosciamo, i vari nomi famosi e meno famosi, sono loro che si relazionano con la vita reale, quindi agricoltori, imprenditori, famiglie, eccetera, eccetera. Sono loro che decidono se vale la pena erogare il prestito. Sono le banche private che appunto concedono i prestiti all'economia reale solo sulla base della fiducia che il prestito verrà ripagato. Ora, attenzione, io ripeto per l'ennesima volta, non è che io sono contrario alle banche in senso generale, ma c'è un problema di eccesso, in questo caso, come sempre, di bramosia di guadagno. Il problema non è che le banche esistono, il problema è che troppo spesso si comportano male perché vogliono guadagnare il più possibile, vogliono guadagnare tanto velocemente e costantemente. Quindi cosa succede? Che le banche, anziché verificare di avere la riserva e poi eventualmente prestare denaro, fanno esattamente l'opposto, cioè prestano comunque soldi nel momento che capiscono che per loro è un affare, e cioè stanno prestando denaro a un soggetto che poi glielo restituirà con gli interessi, quindi ci guadagnano. Ecco, nel momento in cui le banche dicono sì, ok, per noi è un buon cliente, ci permetterà di guadagnare con gli interessi, prestiamo denaro. Solo dopo vanno a verificare se hanno la riserva sufficiente e se non ce l'hanno, eventualmente chiedono i prestiti ad altre banche di mercato o solo in ultima istanza, eventualmente alla Banca Centrale Europea, o comunque insomma chiedono il prestito dove gli fa più comodo, dove vengono trattati meglio. Quindi questo meccanismo per cui si dice, qualcuno dice che le banche centrali come quella europea BCE, come quella statunitense che si chiama Fed, che loro dicono sono loro che controllano la creazione di denaro, no, no, loro possono tentare, e sottolineo tentare, di influenzare, quindi di spingere sull'acceleratore o sul freno, ma è un tentativo con il discorso appunto della riserva che viene posta come obbligatoria e naturalmente con il tasso di interesse a cui loro stesse prestano il denaro alle banche appunto sul mercato. Quindi loro possono tentare, ma hanno queste armi estremamente deboli, perché, ripeto, sono le banche a mercato che appunto, trattando con il mercato, decidono quanto credito fare e quindi quanta nuova moneta creare. E la dimostrazione plastica di questo ce l'abbiamo avuta qualche anno fa, quando appunto sia la Banca Centrale Statunitense che quella europea decisero di portare queste riserve obbligatorie a zero, a zero. Cioè le banche avrebbero potuto prestare tutto quello che avessero voluto. Qualche
Qualcuno direbbe, bene, a quel punto credito per tutti. Eh no, perché appunto le banche a mercato, anzi addirittura, siccome il momento non era buono, e poi ci torniamo, hanno ridotto i prestiti che facevano, perché ripeto, i prestiti le banche le fanno se vedono che la situazione è buona. Non prestano denaro a un'azienda decotta. Non prestano denaro a una situazione di mercato cattiva, a una situazione economico-finanziaria generale cattiva. Quindi la creazione di moneta e l'erogazione dei crediti, e sto leggendo le parole del professore di economia, vengono decisi dal sistema bancario privato esclusivamente in base alle prospettive di profitto e alla domanda di mercato. Quindi non c'è una regolamentazione pubblica, ma ancora una volta è il privato che decide ed è ovvio che le grandi banche fanno la parte più grande. Ora, qual è l'ulteriore enorme e ancora più importante fattore di deprecabile e di difetto di questo sistema? È che la maggior parte del denaro non viene prestato all'economia reale, all'agricoltore, alla fabbrica, alle famiglie per i loro mutui, eccetera, ma viene prestato allo stesso sistema bancario per giocarci in borsa. E l'ho detta naturalmente in maniera molto elementare. Cioè la maggior parte del denaro in circolazione non è nella vita reale, ma è nei mercati finanziari chiusi in se stessi sulle speculazioni, come quella che portò al disastro, alla catastrofe 2007-2008 e anni conseguenti Lehman Brothers, che vi ho descritto in una puntata precedente e che ha fatto danni appunto giganteschi. Quindi c'è questo circolo vizioso in cui appunto il sistema bancario privato che drena risorse dall'economia reale produttiva. Vi leggo proprio la frase del professore. Allora, viene creata più moneta per le attività speculative che non per le esigenze reali dell'economia reale. Continuando a essere basata sulla fiducia, se il credito viene lasciato in mano ai privati che cercano solo il profitto, allora il credito diventa prociclico. Alimentati dalla moneta privata, i mercati finanziari sono diventati essenzialmente parassitari e fattori di crisi. I politici e gli economisti di destra accusano lo Stato di pesare sull'economia, ma è invece il sistema speculativo che estrae la maggior quota di riserve dall'economia produttiva, che alimenta i debiti pubblici e che genera crisi gravissime e globali. E queste sono frasi di questo professore di macroeconomia. Spiego anche il discorso di prociclico, che è un discorso elementare, ma qui io cerco di fare didattica. Prociclico, lo dice la parola, significa che segue l'onda, prociclo, che segue il ciclo, segue l'onda, quindi si adatta, quindi potremmo anche dire che segue il vento. Quindi se le cose vanno bene, ti faccio prestiti. Se le cose vanno male, non ti faccio prestiti. Quindi proprio quando servirebbe il mio apporto come banca, che dovrei servirti proprio nei momenti di crisi per far ripartire l'economia, proprio in quel momento io mi ritraggo. La famosa battuta che la banca è quel soggetto che ti presta l'ombrello quando fuori c'è il sole e lo rivuole indietro e non te lo presterà assolutamente quando incomincia a piovere. Ora, detto questo, c'è un bellissimo grafico dell'altro professore di economia, quindi andiamo. Questo è da dove ho ricavato le frasi che vi ho letto finora. Ma veniamo a quest'altro professore di economia che a pagina 33 ha un bellissimo grafico. Vediamo a che pagina siamo, troppo avanti, andiamo indietro. Pagina, eccolo qua. Questo è, diciamo, super esplicativo, perché fa vedere quanta moneta c'è stata storicamente in circolazione.
si vede a occhio nudo, direi, insomma, senza tanti problemi, che fino a un certo punto, guarda caso il 2008, eccolo qui il punto, vedete, vicino al 2010, quindi 2008, la famosa crisi, fino a quel punto tutto sommato il denaro viene creato con la crescita dell'economia reale. Quindi ci sono più macchinari, ci sono più fabbriche, ci sono più scuole, cioè, ci sono più cittadini, la popolazione aumenta, eccetera, eccetera. E quindi la base monetaria, cioè la quantità di denaro che c'è, cresce in maniera, come vedete, piuttosto costante. Poi arriva appunto il 2008 e cosa succede? Enorme crisi, le banche vengono inondate di denaro. Da appunto le banche centrali, cioè la banca centrale statunitense, quella europea, se non ricordo male, anche quella giapponese, inondano di denaro facile le banche, non i cittadini, le imprese, gli agricoltori, i liberi professionisti, eccetera, eccetera, ma le banche, le quali avrebbero dovuto prendere quel denaro in prestito. E a loro volta prestarlo appunto a agricoltori, professionisti, industrie, famiglie, eccetera, eccetera. Invece, come vi ho spiegato, lo hanno usato per giocarci in borsa. Vedete questo grafico? Ditemi voi di questo sovrappicco di denaro, ditemi quanto ve ne è arrivato in tasca. Ditemi quanto è stato più facile accedere ai prestiti dal 2008 in poi. Esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Come vi ho detto e come spiegato anche sui libri che vi ho riassunto, li trovate nella mia sezione libri indispensabili, le banche dopo il 2008 hanno completamente capovolto il loro atteggiamento. Anziché prestare facilmente, si sono ritratte e sì che erano strapiene di denaro, ma hanno deciso di usarlo per i loro giochini in borsa, che ovviamente sono tuttora assolutamente preminenti. Quindi la maggior parte del denaro non sta dove dovrebbe stare, quindi sulle fabbriche, sugli agricoltori, sulle famiglie, eccetera, eccetera, ma sta chiusa in questo rapporto, diciamo, incestuoso tra le banche centrali e le banche a mercato. Ora, ovviamente, le soluzioni, lo dicono sempre gli esperti, i professionisti, le soluzioni ci sarebbero, ma uno dei tanti che le propone un certo professor Grazzini, che appunto è molto conosciuto, lo dice chiaro tondo: guardate che più che di soluzioni tecniche, qui ci vuole una proposta che radicalmente cambi la struttura di come si crea la moneta, cioè che ci vuole un qualche cosa che sia in mano appunto alla società civile, non ai privati in senso stretto, cioè alle banche private, ma diciamo così, alla democrazia, allo Stato, alla nazione, ai consumatori, quindi a un insieme che decida democraticamente. Naturalmente queste soluzioni non vengono adottate. E quindi potremmo, diciamo, chiudere questo video dicendo che ancora una volta l'unica ricchezza reale è quella che si può toccare, quella che si può vedere, che si può veramente scambiare, e quindi abbigliamento, arredamento, l'agricoltura, l'industria, tutto ciò che noi possiamo effettivamente toccare e utilizzare. Invece la maggior parte della moneta è agganciata con un sistema speculativo che viene utilizzato solo per queste bolle sulle borse che poi ogni tanto scoppiano e noi consumatori rimaniamo purtroppo col cerino in mano a dover utilizzare i nostri denari per aiutare addirittura queste banche che fino a quel momento sono state generosissimamente aiutate, ma hanno deciso di speculare in borsa perché la loro sete di guadagno è enorme, enorme, enorme. Ed è per questo che io faccio questi video, per farvi capire la teoria, spero di esserci riuscito, e per invitarvi ancora una volta, lo faccio praticamente su tutte le puntate che trovate naturalmente registrate nei miei social, da YouTube a tutti gli altri, per invitarvi a uscire da questo circolo ed entrare invece nel circolo virtuoso della finanza etica, in cui il denaro
non è l'obiettivo fare denaro, guadagnare, 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 ma è lo strumento, perché il denaro è uno strumento, come un cacciavite, come un martello, come una sega, come qualsiasi altra cosa, è uno strumento per agevolare la creazione di vera ricchezza, che è appunto solo quella che si tocca per mano. Quindi ai nostri figli va spiegato che i lavori in giacca e cravatta certamente sono indispensabili, assolutamente, e anzi speriamo di poter lavorare sempre più in giacca e cravatta, ma semplicemente perché demandiamo le attività, chiamiamole pesanti, ai macchinari. Quindi un'agricoltura sempre più automatizzata, un'industria sempre più automatizzata, noi in giacca e cravatta a comandare i robot, a comandare le linee produttive, a teleguidare i trattori, eccetera, eccetera. Ma la vera ricchezza si fa con le cose reali. E poi ci vorranno tutta una serie di attività che difficilmente verranno sostituite dai robot. Sto pensando banalmente a un idraulico, a un elettricista. Io che pur sono un enorme entusiasta della tecnologia, ma proprio perché la conosco, direi piuttosto bene, ritengo mostruosamente difficile che ci sarà mai un robot idraulico che venga a casa tua, ti spurghi il bagno, la doccia, la caldaia e faccia tutta una serie di operazioni in cui la manualità è estremamente richiesta, ma anche, diciamo, anche la capacità di capire dove sta effettivamente il problema. Poi, per carità, magari fra 500 anni avremo anche robot idraulici ed elettricisti, però la vedo comunque molto, molto distante. Non divaghiamo. Spero di avervi dato delle informazioni sufficienti per farvi venire voglia di condividere questo video, ma soprattutto, ripeto, di far parte della soluzione, perché la soluzione non ci verrà calata dall'alto, perché io con tutti questi video vi sto dimostrando che è la finanza che domina la politica e non viceversa. È la finanza che domina la politica. La politica dovrebbe parlare molto di più di questi argomenti, ma non lo fa perché o non lo sa, oppure peggio, è appunto comandata dalla grande finanza. Ora che avete questi elementi, sapete che potete fare parte della soluzione senza diventare chissà quanto esperti, chissà quanto competenti, senza creare nulla, ma semplicemente scegliendo come operatori di banche, assicurazione, fornitori di energia, dei soggetti etici per cui il denaro è uno strumento. È uno strumento da utilizzare con prudenza, con appunto eticità e solo per l'economia reale, non per quella speculativa dei mercati finanziari. Quindi informatevi, io vi lascio tutti i link come al solito. Vabbè, trovate la maggior parte nella sezione Finanza Etica del mio sito, che non vi mostro perché l'ho mostrata su tutte le puntate precedenti, quindi nel mio blog personale Tracce c'è la sezione Finanza Etica. Io vi esorto caldamente per i vostri figli, per i vostri nipoti, guardatevi assieme il contenuto, naturalmente poi verificate, 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 verificate e prendete le decisioni che riterrete più opportune. Buona giornata.